Mio figlio ha una quattro ruote, giunto alla 15ª edizione, è nato più di 20 anni fa, dall'idea di un papà il cui secondo genito, Cesare, era affetto da SMA 1 allora incurabile. Questo papà pensò che servisse trasformare l'assistenza ricevuta in un percorso, il programma abilitazione precoce dei genitori, in un luogo fisico, il SAPRE, e in una serie di eventi speciali inseriti in una scuola di vita per genitori, per aiutare i futuri genitori come lui, i cui figli sarebbero cresciuti con la SMA. Il momento di apertura di mio figlio a una quattro ruote è da sempre caratterizzato da un grande cerchio formato da decine di carrozzine di diversa forma, grandezza e caratteristiche. Per sottolineare il valore che la carrozzina ha per i bambini affetti da SMA, altrimenti impossibilitati a spostarsi in autonomia con le proprie gambe. Quello che nell'immaginario collettivo è un oggetto che fa paura, qui diventa un compagno prezioso che permette di allargare le conoscenze e le esperienze, fare nuove amicizie e giocare con gli altri. La proposta di quest'anno di due cerchi concentrici con i genitori e i fratelli all'esterno e le carrozzine manuali o elettroniche guidate con magica abilità da tutti i bambini SMA all'interno ha voluto sottolineare ancora di più l'importanza simbolica sia della ruota che del mozzo, grazie alle cui rotazioni reciproche le carrozzine e i loro guidatori acquistano fascino, potenza, abilità, autonomia, libertà verso possibili esperienze offerte all'interno della 15ª edizione di Mio figlio a una quattro ruote. È questa l'eredità che Gianfranco Baldinotti, mancato improvvisamente quest'estate, ci ha lasciato e che abbiamo promesso di portare avanti affinché valga sempre la pena vivere ogni giorno della nostra vita quotidiana. Mi piace fotografare, mi piace andare. Tanto tempo dalla prima volta che sono stata a Lignano, però credo di aver provato sicurezza, cioè avevo bisogno di esserci, no? Di sentire che c'era qualcuno nella mia stessa situazione, avevo bisogno di un confronto. Io invece tanta paura, terrore, la prima volta volevo scappare. Carrozzina, il mio cavallo non mi accompagna soltanto. La prima impressione non è stata bella, ma perché io non avevo forse accettato un po' la malattia di mia figlia. Quando sono arrivata qua e poi ho accettato questa cosa, ho iniziato a sentirmi parte di una grande famiglia. Alle spalle del mondo sono solo un fratello, se ci puntano. Io ritorno perché ci credo, credo che per le famiglie incontrarsi sia importante. Poi sono ritornata perché questo mi ha dato la carica e mi dà la carica per affrontare un anno, perché non vedo l'ora poi di tornare ancora una volta a Lignano. L'avvocato se lo sono mangiato. Sono fiera di questa 15ª edizione perché tra volontari abbiamo terapisti della neuropsicomotricità, abbiamo fisioterapisti, abbiamo infermieri, abbiamo giovani dottori e noi speriamo che questi semi possano germogliare in tante nuove persone che sappiano muoversi con la SMA, ma non solo, perché questa tipo di esperienza può essere spalmata su molte altre attività. L'obiettivo è sempre quello di rendere i genitori più autonomi, più grandi, più forti, più resilienti, più coraggiosi e che possano far vivere al meglio non solo il loro bambino SMA, ma anche la famiglia intera. E quindi auguro a tutti una buona vita nella speranza che questo modello di mio figlio una quattro ruota possa essere replicato anche quando la mia forza sarà finita, quando non ci sarò più, quando qualcun altro avrà imparato che il si può fare è una parola che dà una forza e che può essere distribuita tra tante persone.
Sembriamo in un modo, ma siamo diversi. Sembriamo diversi, ma siamo anche uguali. E dietro ad ogni universo siamo anche normali. Mi piace fotografare, mi piace andare. Mi piace la musica, anche ballare. La carrozzina, il mio cavallo non mi accompagna soltanto. Mi porta sulla spiaggia, mi porta sulla sabbia. Siamo diversi, sembriamo diversi, ma siamo anche uguali, e dietro ad ogni universo siamo solo animali.